In base al riassunto degli spoiler, il capitolo 1076 risponde a una domanda che ha incuriosito i fan per molto tempo. Il soggetto di cui parliamo è Eustace Kidd, uno dei membri più importanti delle 11 supernove della peggiore generazione. Dopo il salto temporale, Kidd ha perso il braccio sinistro che ha sostituito con uno meccanico, creato con i poteri del suo frutto del diavolo. Sebbene sia stato rivelato che Kidd abbia perso il braccio durante una battaglia con i pirati del Rosso, le circostanze non sono mai state approfondite. Per questo motivo i fan si sono sempre chiesti come fossero andate le cose. Ora è stato finalmente rivelato chi ha tagliato il braccio sinistro di Kidd. Eustace Capitan Kidd è il capitano dei pirati di Kidd, una ciurma implacabile che causa spesso vittime anche tra i civili. Kidd odia soprattutto i ricchi e i draghi celesti, ritenendo che il mondo sia incasinato perché è nelle mani di esseri ipocriti come loro. Questo atteggiamento può essere facilmente spiegato dal passato di Kidd. Durante la loro infanzia, Kidd e Killer hanno vissuto su un'isola non affiliata al governo mondiale, ma governata da una banda criminale che si autoproclama reale. Un giorno, Victoria, una ragazza con cui Kidd e Killer avevano fatto amicizia, viene uccisa dalla banda criminale che governa il paese. In cerca di vendetta, Kidd infuriato si unisce a Killer, It e Wire per rovesciare la banda responsabile dell'omicidio di Victoria. Ritenendo che fosse un peccato vivere in un luogo così limitato, Kidd e gli altri salparono presto come ciurma di pirati. In memoria della loro defunta compagna, chiamarono la loro nave Victoria Punk. Questo segnò la nascita dei pirati di Kidd. Diversi anni fa, Kidd e il suo braccio destro Killer sono diventati dei pirati piuttosto rinomati. Si sono fatti un nome, entrando nella cerchia delle 11 supernove della peggiore generazione. Ad un certo punto, i pirati di Kidd tentarono di formare un'alleanza con le ciurme di Hawkins e Apu, con l'obiettivo di combattere i pirati delle 100 bestie. Tuttavia Apu li tradì, Hawkins si consegnò a Kaido, mentre Kidd e Killer sfidarono l'imperatore in un combattimento disperato. In seguito all'inevitabile sconfitta, Kidd e Killer furono imprigionati. Dopo gli eventi dell'arco di Wano, si liberano e si riuniscono al resto dell'equipaggio per poi allearsi con il gruppo di Rufy, partecipando così al raid su Onigashima. Le battaglie successive hanno evidenziato il temperamento coraggioso ma sempliciotto di Kidd. Presuntuoso ed arrogante, Kidd non ha paura. Non si tira mai indietro di fronte ad un combattimento e non esita ad affrontare una sfida, per quanto difficile possa essere. Ha un lato competitivo infantile nei confronti di Rufy e Law. Tuttavia, è un uomo onesto che riconosce i meriti degli altri. Ringrazia sinceramente Zoro, sapendo che bloccando l'attacco combinato di Kaido e Big Mom, ha salvato la propria vita e quella di Killer. Il ragazzo è nato con il raro Haki del Re Conquistatore. Per questo motivo, ha una forza di volontà e un potenziale latente maggiori rispetto alla maggior parte delle persone. Tuttavia non è ancora riuscito a far evolvere questa capacità allo stadio superiore, l'Haki del Re Conquistatore avanzato, il che significa che deve ancora migliorare. Nel corso delle battaglie in cui è stato coinvolto, ha mostrato impressionanti prodezze di forza fisica e resistenza. Recentemente ha ottenuto il risveglio del suo frutto, ottenendo il pieno controllo delle forze magnetiche. Dopo l'acceso scontro sul tetto di Onigashima, Kidd si allea con Law. Unendo i loro sforzi e sfruttando il vantaggio numerico, Law e Kidd sono riusciti a infliggere danni significativi a Big Mom. Alla fine i loro attacchi combinati la fanno cadere nel vuoto e la sconfiggono. Dopo la fine del combattimento a Wano, Kidd, Killer e il resto della ciurma si sono diretti ad Elbaf con l'intento di incontrare l'uomo segnato dalle fiamme, un individuo che è implicito essere una figura chiave per coloro che mirano a trovare il One Piece. Secondo Kidd e Killer, trovare questo individuo avrebbe permesso loro di superare gli altri contendenti nella ricerca del leggendario tesoro. Per questo motivo salpano verso Elbaf. Secondo quanto trapelato dai leak, sono appena arrivati sull'isola. Data la loro combattività, i pirati di Kidd sono stati coinvolti in molti conflitti. Ad un certo punto hanno combattuto contro i pirati del Rosso, l'equipaggio guidato da Shanks, uno dei quattro imperatori. Anche se le circostanze non sono state approfondite, ad un certo punto, durante la sua prigionia a Wano, Kidd ha rivelato che sono stati sconfitti e che ha perso il braccio sinistro in quell'occasione. Tuttavia, non ha rivelato cosa sia successo di preciso. Il capitolo 1076 ha finalmente permesso ai fan di approfondire la questione. È stato rivelato che Kidd è stato sconfitto senza aver nemmeno mai incontrato Shanks, tantomeno averci combattuto. Essendo Shanks un potente spadaccino,
la maggior parte dei fan di One Piece pensava che fosse lui il responsabile della mutilazione. Tuttavia, il divario tra i pirati del Rosso e quelli di Kid era tale che Shanks non aveva nemmeno bisogno di sporcarsi le mani. Chi ha annientato Kid ed ha mutilato il suo braccio sinistro è stato Ben Beckman, il comandante in seconda dei pirati del Rosso. Non viene detto esplicitamente che Ben ha tagliato il braccio di Kid, ma è fortemente implicito nel dialogo del capitolo. È stato detto che Ben Beckman è colui che Kid odia di più, il che fa pensare che sia lui il responsabile. Il capitolo 1076 non solo ha regalato ai lettori uno sguardo al passato, ma li ha anche stupiti con l'anticipazione di una battaglia futura. Dato il comportamento da testa calda di Kid, molti fan hanno ipotizzato che se dovesse incontrare di nuovo i pirati del Rosso, probabilmente cercherebbe di vendicarsi. Questo è esattamente ciò che accadrà. Gli spoiler hanno rivelato che Shanks, Ben e il resto della ciurma si trovano proprio su Elbaf. Sembra quindi che l'isola diventerà presto un campo di battaglia. I pirati del Rosso sono grandi amici dei giganti che abitano sull'isola. Il nuovo capitolo mostra Dori e Brogi, Oimo, Carsee e altri giganti che bevono e festeggiano allegramente con la ciurma del Rosso. Dori e Brogi hanno persino chiamato Shanks fratello e sono felici di assisterlo in battaglia. Sicuramente c'è un'enorme differenza di forza tra i due gruppi. Shanks, Ben e il resto costituiscono un gruppo molto più forte di quello composto da Kid Killer e i loro compagni, inoltre, possono contare sui giganti come potenti alleati. Killer, che è il membro più lucido del suo gruppo, lo capisce molto bene ed ha cercato di avvertire Kid, che se avessero sfidato di nuovo i pirati del Rosso, questa volta avrebbe potuto perdere molto più di un braccio. Nel frattempo, Shanks si dirige con calma verso la battaglia, pienamente consapevole della sua superiorità. Tuttavia, come al solito, cerca di risolvere i conflitti con la diplomazia, invece di usare la forza e la violenza. Ha mandato Rockstar, un membro della sua banda, a dire a Kid che se consegnerà il suo Road Point e Griff, e se ne andrà, non attaccheranno lui e la sua banda. Conoscendo il comportamento implacabile e arrogante di Kid, tuttavia, rifiuterà la proposta e cercherà di attaccarlo. In ogni caso, c'è la possibilità di fermare questa battaglia prima che porti all'inevitabile annientamento della ciurma di Kid. I giganti di Elbaf considerano Big Mom il loro nemico giurato. Per questo motivo, potrebbero accogliere Kid come loro amico, visto che è una delle persone responsabili della sua sconfitta. Per concludere, è sempre stato teorizzato che Shanks avesse una sorta di legame con Elbaf, ed ora questo è stato confermato. La battaglia tra i pirati del Rosso e Kid è stata un vero massacro a senso unico. Kid non riuscì nemmeno a vedere direttamente Shanks e fu massacrato da Ben Beckman, che gli tagliò persino il braccio sinistro. Per questo motivo, Ben è la persona che Kid odia di più. Sebbene questo crei una forte motivazione per vendicarsi, questo sembra più un sogno irrealizzabile. Nonostante la forza di Kid e Killer sia notevolmente migliorata rispetto ai giorni della battaglia, che è costata al primo il braccio sinistro, non hanno ancora alcuna possibilità contro i pirati del Rosso. Ben Beckman da solo è più che all'altezza. Kid ha dovuto unire i suoi sforzi a quelli di Trafalgar Law e sfruttare il vantaggio numerico, per battere a fatica Big Mom, che molto probabilmente è più debole di Shanks, oltre ad essere un combattente molto meno competente di lui. Tuttavia, il gruppo di Kid potrebbe sfuggire all'annientamento se i giganti li riconoscessero come amici che hanno abbattuto Big Mom. Questo potrebbe portare Kid a ricevere informazioni chiave dai giganti, e sarebbe molto interessante, considerando che tra i giganti c'è Jaguar di Sol, che si ritiene possa essere il presunto uomo segnato dalle fiamme, che detiene informazioni rilevanti per trovare il One Piece. Sebbene Shanks abbia recentemente dichiarato di volersi unire alla corsa per trovare il leggendario tesoro, sembra che tenga in grande considerazione la sua amicizia con i giganti, quindi potrebbe appoggiare questo risultato. Siamo giunti al termine del video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina.